Ciao ragazzi, bentornati sulla Biblioteca dei campioni. Oggi ci concentriamo su un bel libro che mi raccomando, vi consiglio di leggere. Il titolo è Prima lezione di diritto, scritto dal giurista Paolo Grossi. In questa puntata dunque sentirete parlare del diritto e del suo sviluppo nel corso della storia, sì perché le cose sono cambiate e analizzare il percorso storico del diritto cercando anche di capire meglio che cosa significhi questo termine è sicuramente un buonissimo modo per divenire campioni. Infatti, il diritto e la sua storia riguardano ognuno di noi, ed ogni persona che voglia crescere personalmente non può non considerare questo tema. Prima di proseguire, però, come al solito, sempre e comunque per Rothbard, sigla! Benvenuto nella Biblioteca dei Campioni. Siamo Luca e Alessandro, missionari della Libertà. E ogni settimana ti portiamo due recensioni fresche fresche dei migliori libri sulla piazza nel campo del denaro, del marketing, della crescita personale e perfino della filosofia liberale. Perché si sa, come dicono gli americani, leaders are readers. Quindi mettiti le cuffie e goditi con noi il meglio della Mecca del sapere. L'antica Grecia, l'antica Roma e il Medioevo. Cominciamo dall'antica Grecia. Infatti molti ritengono che il diritto sia nato con Roma e in un certo senso è vero, ma in realtà dobbiamo considerare i greci perché anche se non avevano coltivato una concreta istituzione giuridica avevano comunque una cultura del diritto. Sì perché, e qui rispondo a tutti i socialisti che ritengono i greci o lo stesso Aristotele ad esempio come esclusi dall'idea egoistica della proprietà, che nell'antica Grecia già esisteva il concetto di proprietà, quindi una sorta di diritto del fare per cui un mio e un tuo. Di conseguenza, propriamente esisteva già il tema del io posso fare e del tu puoi fare. Questo lo si nota chiaramente già nel VI secolo a.C., quando ad Atene fu coniata la moneta, la tetradramma si chiamava, che poi a poco a poco cominciò a circolare in tutto il mondo greco. Questo cosa significa? Ebbene, significa che già gli antichi avevano il concetto di scambio, dunque il concetto di economia dello scambio basato appunto sul diritto di poter interagire per commerciare in nome soprattutto dell'interesse individuale, cioè quello, ad esempio, di utilizzare la moneta come mezzo di scambio per avere un bene che l'altro aveva. Infatti, scrive Aristotele nella politica, di ciò che è di tutti non si prende. Nessuno. Per cui ragazzi capite benissimo che già Aristotele aveva intuito che il concetto di socialità si mantiene sull'individuo e la polis non è che la conseguenza, poiché certo si può parlare di polis come comunità di uomini, ma questa comunità nel momento in cui nessuno decidesse di parteciparvi, dunque di concorrere, di intervenire, di cooperare nella sua vita, al suo commercio né alla sua legge. È chiaro che non potrebbe mai nascere. Per questo, eh, scrive Aristotele, l'uomo non è un dio, perché gli dei sanno vivere da soli, in quanto già di per sé essi riescono a raggiungere i loro fini personali. Ma l'essere umano, per raggiungere i suoi scopi, al contrario, ha spesso bisogno anche degli altri, perché è chiaro che è molto più facile raggiungere i propri scopi quando qualcuno è presente per aiutare. E chi, secondo voi, sarà mai colui che è presente per aiutare e per unirsi in società con te? Beh, colui che condivide i tuoi interessi e i tuoi progetti, per cui la politica intesa come volontà di dare un ordine, una proprietà, uno scambio e la difesa della persona. Per questo motivo, e non per altro, tutte le comunità vengono alla luce. Capite? Certo, nell'antichità ogni polis poi era diversa, quindi c'erano diversi contrasti. Tuttavia è proprio nel senso di comunità di ogni polis, inteso anche in senso individuale, che ognuno all'interno della propria città, nell'antica Grecia, aveva un diritto. Certo, ancora, questo diritto era diverso da realtà a realtà, perché appunto ogni comunità era cresciuta in modo diverso. Le divinità appunto da questo punto di vista erano fondamentali nel senso che ogni città venerava più o meno una propria divinità. Ad esempio Atene lo dava palla di Atena. Dunque anche se i greci non hanno mai coniato un termine per indicare il diritto è sempre pur vero che esisteva un nomos dunque una legge che si regolava non poco sulla divinità. Per cui molti degli usi, dei costumi dipendevano molto appunto dalla divinità venerata nella località. E attenzione, attenzione, non è che il tutto partiva dalla divinità, ma partiva dalla coscienza che la polis si faceva rispetto a se stessa. Per cui in un certo qual modo sulla base della divinità adorata. Poi cambiava anche appunto lo stile di vita. Sempre però riconoscendo che tutto partiva dalla comunità e dalla sua coscienza. Difatti, e questo non è strano, il nomos nella Grecia antica era lo spirito degli ordinamenti e degli statuti, basati però sul tema della religione. Difatti, e qui arriviamo al punto, il significato originario di nomos non è tanto legge, ma costume oppure consuetudine. Ecco perché. Sicuramente non si può dire che i greci avessero una concezione del diritto definita, ma sicuramente avevano una coscienza giuridica ordinata sulla base della loro propria cultura che, appunto, differiva da polis a polis. Capite bene allora che di fatto, nell'antica Grecia, non vi è alcuna univocità se non per il fatto che i greci si riconoscessero tutti come greci rispetto ai barbari. Ma appunto, questo non cambiava il diritto il quale si differenziava sempre e ad esempio nella maggior parte dei casi poteva valere solo nella propria terra d'appartenenza infatti eh, per farmi capire direi che c'erano varie giurisdizioni dunque come dice il termine ciò che valeva in una terra spesso non valeva più in un'altra così come se un cittadino ateniese ad esempio aveva il pieno diritto ad Atene così non era più nel momento in cui usciva dalla sua città essendo appunto tutte le altre fra loro diverse cioè ogni realtà era appunto diversa, ma appunto per questo motivo, perché ogni realtà era diversa, ogni realtà era spesso in conflitto, soprattutto rispetto al termine della polis, le polis erano spesso in conflitto. In definitiva in Grecia eh, vi era sì una coscienza giuridica che riguardava le singole strutture, ma non si può ancora parlare di diritto, che appunto non era ancora stato maturato come cosa in sé, se non solo in un certo senso... Nella disparità delle coscienze rispetto al concetto che, appunto, attenzione, non fu mai dai greci palesato. Appunto, il diritto non c'è nella, nella, nella terminologia greca. E tuttavia, al di là di tutto, una cosa è evidente. Seppur il diritto nell'antica Grecia appunto non, è, non esisteva come concetto, resta pur vero che ciò che è rilevante è l'autonomia delle diverse comunità, ossia la volontà e la capacità di ogni singola comunità di regolare la sua propria cultura giuridica, mantenendosi cioè la comunità come socialità fra individui in rapporto col nomos, ma sempre sul basamento comune della realtà individuale, dunque identitaria. Per cui di riconoscimento individuale rispetto alla comunità. In definitiva, la domanda a cui arriviamo è: si potrebbe di conseguenza dire che gli antichi greci rappresentano i precursori del pluralismo giuridico inteso anche come autonomia della località? Eh, se vogliamo confidare nel diritto anche per loro in un certo senso io direi di sì essendo appunto i greci fra loro sotto tanti punti di vista in primis dal punto di vista della polis anche con minime somiglianze autenticamente però diversi bisogna infatti sempre rammentare scrive Grossi che il diritto rappresenta la società non lo Stato non è di fatti un caso che i greci si siano ordinati in comunità Intese come polis, in quanto appunto diritto e organizzazione della comunità, intesa come sociale, essendo il diritto già nella società autordinantesi. Arriviamo perciò appunto eh, a coloro che in pratica per primi si sono sviluppati e hanno mantenuto la loro forza proprio attraverso il diritto, cioè i romani, perché se in Grecia c'è il tema della socialità e del sociale, con i romani si è istituzionalizzato. Se i greci infatti non avevano un termine per indicare il diritto, i romani lo avevano. Per indicare il diritto i romani utilizzarono il termine ius, mentre la legge era lex. Qual è eh, quindi la palese differenza con i greci? Eh, beh, in primo luogo che i romani avevano una maggior concezione identitaria del diritto. In secondo luogo, che lo utilizzarono fortemente per la strutturazione dell'istituzione. La quale si mantenne sempre in piedi per secolo, secoli con una logica giuridica della conservazione del diritto romano perfettamente. Per capirci, la forza dei Romani è che, seppur è vero che impiegarono la romanizzazione, perché la impiegarono, è pure vero però che non fecero mai troppo interventismo rispetto alle culture conquistate, ma solo mantennero tutta la struttura conquistata sulla base del diritto. I Romani, infatti, di fatto, scrive Grossi, lessero tutto il mondo, socio, economico, politico, in termini strettamente giuridici. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che in tutto l'impero romano ogni cosa era regolata dall'istituzione giuridica romana, detta appunto civitas, la quale però non era ancora uno stato, perché coi Romani non si può. Parlare ancora di potere sovrano secola secolare come quello che si è poi imposto nella modernità. Ma si deve invece sempre parlare di un tentativo dei romani, peraltro riuscito eh, in modo eccellente di ordinare e destabilizzare i fatti sociali ed economici, proprio attraverso la natura giuridica, propriamente. In sintesi, con i romani, il potere non dipendeva affatto da un sovrano o da uno Stato imperante ma da un ottimo sistema istituzionale basato sul lavoro degli individui nel renderlo fluido e ordinato. Non per niente, eh, appunto, con i romani appare per la prima volta la figura del giurista, differentemente dall'antica Grecia che non lo aveva. Questa figura compare appunto per la prima volta con Roma. Questa figura è colui che si occupa, che studia, che interpreta la legge, interpre interpreta la legge, in particolar modo anche rispetto al diritto. In definitiva, il diritto romano non è opera di una sovranità, ma di scienziati che, chiamati a inventare e a riflettere, questi giuristi, riuscirono, anche grazie alla forza militare romana, che è sicuramente importante, ma comunque riuscirono a trasformare quella che era solo una città, Roma, in un enorme impero. E badate, e badate bene, anche l'imperatore doveva rispettare lo Ius, cioè il diritto, dunque doveva anche lui agire bene, pena la possibilità anche di essere ucciso. I pretoriani, infatti, eh, queste interessanti figure, eh, attenzione, non erano solo figure che avevano il compito di difendere l'imperatore, come molti credono, ma anche di ucciderlo nel momento in cui fosse venuto meno ai suoi compiti, ai suoi doveri. Un esempio, Commodo, il figlio di Marco Aurelio, appunto fu ucciso dai pretoriani che non potevano più sopportare i suoi atteggiamenti e la sua politica. Ma cosa accadde poi andando avanti con la caduta, appunto, cosa accadde con la caduta dell'impero romano? Beh, in realtà il diritto si mantenne, ed anche bene direi. Se coi Romani, infatti, il diritto si era costituito in un'unica istituzione, con a basamento però sempre il lavoro degli individui. Nel Medioevo, quindi dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, si assistette a una grande autonomia del diritto, nel senso di autonomia delle località. Difatti, a prima vista, molti pensano erroneamente che nel Medioevo ci sia stato un arretramento culturale. Ma attenzione, se noi andiamo a vedere com'era la situazione veramente nel Medioevo, è chiaro che l'assenza in Occidente, nell'Occidente medievale, di una struttura istituzionale fondamentale, come era quella romana precedente portò a una sempre maggiore indipendenza delle diverse comunità europee, le quali in questo modo svilupparono sempre di più fra loro relazioni culturali e commerciali con una pluralità di realtà, che è vero che sulla carta crearono chiaramente più complessità rispetto alla precedenza, rispetto all'impero romano, ma da un punto di vista giuridico, essendoci di fatto nel Medioevo un pluralismo giuridico, a differenza del periodo romano, Fu appunto garantito l'allontanamento di qualsiasi potere sovrano, permettendo di fatto in questo modo una convivenza molto più regolata fra individui che in questo modo anche si interessarono molto di più della loro comunità, essendoci appunto per questo la presenza di tante comunità diverse che pur essendo appunto diverse mantenevano salde e importanti relazioni fra loro. In sintesi, scrive Grossi. Nel Medioevo, senza un controllo centrale robusto, il diritto si particolarizzò, divenendo voce fedele di una società frammentata in una straripante articolazione comunitaria. In quelle comunità, famiglie, aggregati sovrafamiliari, corporazioni religiose, corporazioni professionali e via dicendo, che, nel disordine imperversante proteggevano l'individuo, gli consentivano la sopravvivenza e si ponevano quali strutture portanti dell'intero assetto socio-politico-economico pluralista, cioè con fonti plurali produttrici di diritto in uno stesso territorio e dando vita a una pluralità di ordinamenti viventi in quello stesso territorio. Detto in altro modo, ragazzi, nel Medioevo non era ancora nato lo Stato inteso come sovranità, essendoci. Di fatto, almeno fino alla fine del XIII secolo, o inizio XIV, un'assenza statuale e questo riuscì a garantire la vita delle disparate comunità. Infatti, un conto è la comunità. Un conto è lo Stato. La comunità, appunto, per definizione, a differenza dello Stato, è un insieme di individui eh, che si fonda sul diritto di associazione, di dissociazione e di scambio. Mentre lo Stato a differenza della comunità, è una sovranità che si impone in modo secolare sulla comunità, cercando di assorbirne il diritto. In pratica, se vogliamo dirla così, ehm, fu proprio lo stesso pluralismo medievale, a partire proprio dal giuridico, a permettere una capacità più ampia di autodefinirsi, per cui di progredire, per cui, a differenza di quello che si pensa, è stata la pluralità a mantenere saldo il diritto, che poi si disperse, nella modernità e nella contemporaneità. Modernità e contemporaneità. L'età moderna, a differenza dei periodi precedenti, fu il periodo, appunto, come avrete già capito, della dispersione del diritto, in cui cominciarono a nascere le prime monarchie assolute. Basti guardare, ad esempio, la Francia di Luigi XIII o XIV. In questa età storica eh, il diritto si statalizza, divenendo di fatto da prima controllato dal sovrano e poi dalle logiche politiche stesse che assorbirono dentro di sé il diritto sempre di più ed anche ogni possibilità individuale di decisione e quindi anche di scelta. La realtà in, in Europa a partire dal XIV-XV secolo divennero le realtà in generale divennero a poco a poco sempre più compatte eh? all'ombra dei sovrani, divenendo appunto i sovrani stessi la legge. Quindi la legge comincia a coincidere con il sovrano. Non è un caso, ad esempio, che a Luigi XIV fu attribuita la, la, la frase Lo Stato sono io. Capite bene che nella modernità il controllo, sotto tutti i punti di vista, diventa sempre più opprimente e la legge si impone, divenendo lei stessa manifestazione giuridica. Quindi eh, ragazzi è chiaro che con la modernità si viene a delineare un'idea mitica di Stato sovrano che non può più essere messa in discussione dove il potere diventa secolare, inteso cioè come da accettare dogmaticamente, proprio come concetto teologico. Scrive Grossi, il risultato più negativo di questo accentramento fu una vincolazione forte, quasi necessaria, fra potere politico e diritto. Il pubblico finì per insediarsi nel, pri nel privato, divenendo lo stesso sovrano il diritto, unico legislatore, unico decisore delle vite. Questo proseguì anche dopo la rivoluzione francese, che finì come iniziò: con il sovrano ghigliottinato, ma poi con l'arrivo di una nuova sovranità, tra virgolette, quella di Napoleone Bonaparte. Sì, perché molti potrebbero dire, ma Luca, eh, anche nel Medioevo c'erano i sovrani, i re. E questo sono d'accordo con voi, è vero. Tuttavia, la cosa era un po' diversa perché nel Medioevo il signore medievale non poteva obbligare i sudditi ad agire in un determinato modo né aveva il monopolio della forza. Capite che, di fatto, eh, nel Medioevo le cose erano appunto diverse, cioè il sovrano, il re, non aveva un pieno potere, ma al massimo poteva imporre degli ordini ai suoi sottoposti per rango, ma sempre su una base giuridica di regolamentazione e solo se lo riguardava direttamente. Per cui è chiaro che nel Medioevo la struttura era molto policentrica e ogni società, anche coi signori feudali, poteva comunque mantenersi autonoma tanto economicamente quanto giuridicamente. Invece, al contrario, nella modernità, a partire dalla modernità, il potere sovrano era assoluto, potendo lui gestire tutto. E poi questo, nei secoli più vicini alla contemporaneità, venne più a delinearsi nel senso statale del termine, inteso come legge su una qualsiasi volontà di azione e autonomia individuale, partita dal sovrano per poi divenire sempre più statale. In definitiva, scrive Grossi, ciò che distingue la modernità dal medioevo è questo. E nella modernità, a differenza del Medioevo, a partire dal Quattrocento, è avvenuta una statualità del diritto con una giuridicità vincolata alla statualità, dove lo Stato, dapprima col sovrano, poi nel tempo sempre meno, si è imposto come unico soggetto storico in grado di trasformare in giuridica una qualunque regola sociale. Il diritto, cioè nella modernità, si manifesta unicamente nella voce dello Stato, cioè della legge, dove il vecchio pluralismo giuridico medievale viene d'un colpo cancellato. Tutto è nella modernità, di conseguenza, ridotto alla decisione del legislatore ed il giurista viene definitivamente minimizzato e contratto a ruolo di esegesi, ossia di ripetizione piatta e servile della volontà che il legislatore ha rivelato e racchiuso nella legge. Quindi ragazzi, capite che se vogliamo fare proprio una sintesi di questo, è chiaro che nella modernità, dal XIV XV secolo, almeno fino alla metà del XIX secolo, tutto si costituì attorno alla contrapposizione fra civil law, legge civile e common law, cioè legge comune basata però sulla pura giurisprudenza. Infatti, la prima, la civil law. Riguarda lo Stato, dove il diritto viene assorbito dallo Stato, in cui appunto l'indice statalista rispetto al diritto è nettamente più alto e questo parte appunto dal tema della sovranità partendo dal sovrano assoluto. Questo accadde in potenza ad esempio già in Francia con le monarchie assolute, oppure se vogliamo avvicinarci di più al contemporaneo anche nella nostra realtà con l'unità d'Italia, dove di fatto fu abbattuto il senso locale di autonomia per porre tutto sotto una sovranità centrale quella dello Stato e del suo potere, che ad esempio dopo la seconda guerra mondiale, nel dicembre del 1947, come sappiamo, si costituì per tutte le diverse località italiane in una Costituzione non votata dal popolo, ma costituita da una Costituente, appunto l'Assemblea Costituente, la quale si pose, nel senso russoiano del termine, come volontà generale sulle parti, dunque da accettare al di là di ogni diritto individuale. Per questo motivo, ad esempio, l'Italia non è una democrazia come tutti pensiamo, ma in realtà è uno Stato democratico, inteso proprio come potere, dove il sostantivo, attenzione, è molto più importante dell'aggettivo. Peraltro, poi, l'Unione Europea, che come sappiamo è appunto venuta a definirsi. Poi non ha fatto altro che aggravare questa situazione, ponendosi ancora di più come limitazione dell'autonomia locale, imponendosi sempre di più come Stato continentale europeo, minando con la sua presenza e interventismo sempre di più di fatto le peculiarità locali. La Comolo invece, al contrario, è propria per esempio di realtà come la Svizzera mi viene in mente la Svizzera o come più che altro i primi Stati Uniti, dove l'autonomia locale si è contraddistinta come più elevata, c'era molta, cioè, molta più autonomia, un po' come le polis greche, dove dunque lo Stato non è mai riuscito ad imporsi più di tanto come sovranità secolare intesa appunto come potere e giustizia universale. Non è un caso, appunto, se voi ci pensate, considerando questo ragionamento, che la Svizzera non si sia mai unita all'Unione Europea, avendo di fatto un cuore medievale, cioè di indipendenza della propria comunità rispetto al potere dello Stato. E fra l'altro, attenzione, non è nemmeno un caso che nelle realtà più federali il diritto sia rimasto più sciolto dalla legge, come ad esempio la Svizzera, mentre in quelle dove il potere si è più concentrato, inteso appunto come accentramento, il diritto è stato assorbito dalla legge unica e sovrana dello Stato, ovvero inchiodato. E immobilizzato, così che fosse la sovranità dello Stato poi ad imporsi come regolatrice delle vite, come determinazione. E comunque, ragazzi, per arrivare anche poi adesso alla conclusione, resta tuttavia, e qui giungiamo alla contemporaneità, che più ci avviciniamo ai nostri giorni, più sembra che il concetto di Stato. Inizia a scricchiolare. Difatti, ehm, se tale sovranità secolare sembrava giusta e santa nella modernità, potendo elevarsi ad esempio nella figura del sovrano come volontà sulle parti, si è sempre più notato però come tale ideologia possa incrinare il diritto stesso, limitando la stessa libertà individuale. Riprendendo il tema della Costituzione, non per niente, appunto, ci sono venute a costituire le Costituzioni. Lasciando ora perdere il caso italiano, che è un po' un caso a parte, eh, considerando che il potere dello Stato italiano più che diminuito negli ultimi decenni in realtà in Italia si è rafforzato. Ma la Costituzione, appunto, di per sé stessa, prendiamo la Costituzione come documento, è nata per limitare il potere sovrano dello Stato, cercando quindi di ridurre la sua sovranità, dunque di limitare la sovranità dello Stato. Di conseguenza è chiaro che il fatto stesso che siano nati documenti... Costituzioni in grado di garantire i diritti fondamentali, come quello appunto della, della Costituzione stessa, quella che c'è anche: noi abbiamo la Costituzione, appunto, è un chiaro segno che l'umanità stessa si è resa conto dell'importanza dell'individuo, inteso proprio come creatore e fondatore della comunità. Cioè è dall'individuo che parte la comunità, non il contrario. Capite bene allora che, se nella modernità sì, si era imposta l'idea della sovranità sul singolo, oggi seppur ci sia ancora in un certo modo questa ideologia è evidente che anche considerando ciò che è successo con le due guerre mondiali e il comunismo dell'Unione Sovietica si sia adesso finiti però anche sempre più per riconsiderare puramente il diritto in se stesso cercando di mantenerlo chiarificato il rapporto con la legge anche se poi talvolta purtroppo non sempre questo avviene perfettamente dove appunto ancora succede che lo Stato tenta di acquisire il diritto cercando di ridurlo a sé. Non è un caso, infatti, se ci pensate, che sempre più verso la contemporaneità, alla fine della modernità, molti abbiano cercato di chiarificare sempre più il concetto stesso di diritto naturale, definendolo, ad esempio, come proprietà e difesa della persona. Infatti, basta guardare, ad esempio, Bastià quando dice che la legge giusta non deve essere quella dello Stato, ma del diritto naturale individuale di legittima difesa. Quindi, per riuscire a riassumere un po', un conto è il diritto positivo, che è quello dello Stato, okay? il quale tenta di porsi come legislatore. Un conto è il diritto naturale, che è proprio di ogni uomo in quanto uomo. E attenzione, tuttavia, alla fine delle finite resta comunque una problematica, che adesso vi dico in questo punto. La problematica è che la Costituzione, pur essendo in un certo qual modo congeniale al sostentamento della vita, perché è vero, è congeniale al sostentamento della vita, eh, resta appunto questa problematica, perché certo essa è nata per limitare lo Stato. Ma appunto tale promessa spesso è solo formale, divenendo quindi solamente una garanzia formale del, del supporto del diritto, ma non sempre concreta, perché questa promessa di supporto talvolta non si esplicita oppure non si concretizza pienamente. Infatti, e quindi questa, questa promessa di limitazione, infatti il punto è questo. Una Costituzione, la quale è poi accompagnata. Dalle leggi non sempre riesce a sostenere il diritto a limitare lo Stato. Essendo appunto evidente che troppo spesso è incapace a mantenere saldo il diritto della società civile. Perché se sì, riconsiderando la nostra Costituzione, ad esempio, certo si può dire che, al contrario di quello che accadeva nella modernità, col potere sovrano, la nostra Costituzione non rappresenta una sovranità che si impone dall'alto, coincidendo di fatto con lo stesso popolo italiano. E tuttavia, in un certo senso, la Costituzione italiana resta intesa come Costituzione dello Stato italiano, il quale, attenzione, è sempre però presente come potere costituzionale istituzionale, dunque la Costituzione si vede sempre posta da un'autorità, il Costituente, che è appunto da lui resa legittima. E proprio per questo motivo, a dispetto di questo, noi dobbiamo sempre rammentare che un reale diritto positivo non si fonda tanto su un'autorità resa legittima, ma sulla società che decide, dunque ogni individuo che la compone. Certo, la critica a questo discorso potrebbe essere quella di parlare del costituente come intermediario in quanto voce della comunità. E tuttavia attenzione, il problema resta che tale intermediario essendo appunto costituente è sempre anche in un certo qual modo sovranità, potendo quindi divenire imperante sulle parti, dunque, come direbbe Bruno Leoni, un superstato. E questa è una delle contraddizioni, è la problematica della Costituzione, anche se eh, sicuramente la cosa non è semplice e la risposta eh, non è facile, perché è chiaro che da questo discorso si può giungere poi anche al tema della democrazia, che sicuramente ha alcuni lati tanto positivi quanto in realtà negativi, ma qui forse stiamo uscendo dal discorso eh, rispetto alla democrazia e quindi ho concluso. Ehm, bene, vi auguro buona serata, mi raccomando. Seguiteci, eh, diffondete la biblioteca dei campioni. È stato un piacere. Buon weekend. E sempre e comunque per Annalisa, bye bye.